far sentire la qualità del salto. È chiaro che il palleggio in salto viene sentito, diciamo così, meglio dal palleggiatore se il salto è un salto di qualità, perché poi bisogna l'aiuta a far sentire bene i tempi, che è uno salto, due palleggio, cioè sono due tempi ben precisi. E anche l'altro principio che aiuta, per esempio un trampolino elastico, una pedana elastica, è il saltare sul posto, altro principio che dicevamo prima importante per un palleggio in salto, cioè quello di ricadere sotto, cioè dove ho staccato, insomma, quindi il verticalizzare il più possibile il salto. Quindi sono ausili che secondo me possono essere utili nell'introduzione del palleggio in salto, aiutano a far sentire bene il movimento. Questo sì. Ecco, adesso andiamo un po' a contrastare quello che abbiamo appena detto, perché si è parlato appunto di salto verticale e di salto sotto la palla, però ti faccio una domanda sulla tecnica del palleggio pivot, che è sempre più diffusa, ormai vediamo tantissime palleggiatrici di altissimo livello adottare questa tecnica, che è un palleggio in salto un po' atipico, proprio perché il salto non è sulla verticale, ma è a cercare la palla spostata rispetto alla proiezione a terra, quindi non si può parlare di salto verticale. Dovrebbe nascere in teoria per alzare comunque in salto una palla staccata da rete. Vedo che anche nel giovanile comincia a essere sempre più adottata. Ti chiedo qual è la tua visione, il tuo punto di vista. Guarda, tu nel presentare questo tipo di palleggio hai detto due cose fondamentali: la prima, palleggiatori evoluti, e la seconda, palla staccata. Nel senso che questo è un tipo di palleggio, secondo me, poi che può piacermi, non piacermi, questo ha poca importanza, ma è un tipo di palleggio che fa parte di un'evoluzione del palleggiatore. Perché ci tengo a sottolineare questo? Perché spesso, così come è stato il momento del palleggio in due con le spalle girate verso quattro, no? Purtroppo nel giovanile a un certo punto cosa si è fatto? Si insegna solo quello. E questo secondo me è l'errore, non il palleggio in sé, perché il palleggio in sé fa parte di un'evoluzione, del saper, ti do uno strumento in più per poter alzare quella palla, ma è uno strumento in più, non ti do solo quello strumento, perché sono tipi di palleggio che se io so fare solo quello sono pericolosi, perché per fare solo quello devo avere la palla messa sempre in un punto ben preciso, altrimenti faccio una cavolata. E questo poi cosa ha portato? Ha portato i palleggiatori a, se ce l'ho ben, sa bene lì, la riesco a fare, se non è proprio precisamente lì, faccio bagger. E noi abbiamo creato delle generazioni di baggeratori più che di palleggiatori. Cioè, questo secondo me è molto importante da capire il principio. Io devo costruire un palleggiatore. Il palleggiatore cos'è che deve fare da grande? Giocare tatticamente. Cos'è la tattica? La tattica è saper scegliere. E se io faccio, ripeto, torno al discorso prima, se la mia scelta è faccio quello che riesco, non è tattica. Non scelgo, faccio quello che riesco. E è questa la difficoltà di noi allenatori, o diciamo così, la sfida, la cosa, ma a me piace questa cosa, però la sfida con i palleggiatori, cioè dargli la possibilità di poter scegliere che tipo di palleggio fare e di poter scegliere dove palleggiare. Questo è molto importante. Quindi, tornando al discorso di questi tipi di palleggi, è un palleggio che nasce da soprattutto su una palla staccata, ed è un palleggio che va a sfruttare la forza della, diciamo così, della torsione del busto per riuscire ad alzare una palla che altrimenti sarebbe stato più difficile palleggiare. Quindi è un'evoluzione di un tipo di palleggio che ben venga. Ripeto, attenzione a non insegnare solo quello, fermo restando che sono palleggi che vanno a lavorare non certo sull'equilibrio, e quindi motivo in più per cui un palleggiatore deve essere già ben stabilizzato su altre cose per riuscire a fare bene anche questo tipo di palleggio.
Ecco, nella tua risposta hai già introdotto la prossima domanda, o meglio il prossimo argomento, quello della gestione tattica, del comportamento del palleggiatore in gara. Premesso che abbiamo già detto, hai già ribadito con decisione che il palleggio ha come prerogativa la precisione, adesso entriamo un po' in un contesto in cui dovendo scegliere a che attaccante servire, dovendo cercare la soluzione migliore, talvolta posso pregiudicare la precisione. Quindi la domanda, con tutti già i distinguo che ho appena fatto, tra precisione e imprevedibilità, in una situazione in cui io devo smarcare il mio attaccante, tu da che parte stai? Comunque sempre soltanto prima la precisione, o talvolta possiamo chiedere al nostro palleggiatore di sacrificare un po' di precisione per una scelta tattica più vincente? Allora, se tu mi stai facendo le domande per soprattutto quello che riguarda il giovanile. La mia risposta è molto più importante la precisione. Questo perché, ma non lo dico io, senza stare qui a citare i grandi maestri che ci hanno preceduto e che ha fatto la storia degli allenatori, uno dei principi è molto meglio dare al proprio attaccante la sua palla, anche mura 2, che non una palla mura 1, ma che non è la sua palla. Ok, questo è un principio che, se ne andiamo a vedere bene, è assolutamente così a tutti i livelli. Nel giovanile lo è a livello esponenziale. Quindi la risposta è la precisione. Poi è chiaro che nell'evoluzione di un palleggiatore, anche a livello giovanile, all'interno della propria squadra, dove la conoscenza dei propri attaccanti, il crescere insieme, il lavorare insieme, porta anche, io personalmente adesso sto allenando un under 16, che spesso e volentieri in allenamento vanno e si spingono anche oltre i loro limiti nel passare la palla, nella volerla spingere, nel voler emulare i più grandi, eccetera. E lì certo che io le lascio fare, perché è bello anche che provino e vadano a sperimentare cose che vanno al di là, no? della precisione. È chiaro che loro si divertono a essere imprevedibili, quindi io credo che l'allenatore debba essere quello che riesce a trovare la giusta misura in questo. È vero, esistono dei principi, ma come dico sempre io in allenamento, la pallavolo è uno sport talmente di situazione, talmente vario, che spesso i principi di oggi non sono i principi di domani, quindi è il bello di giocarci dentro. Ripeto, un palleggiatore deve, secondo me, comunque mai perdere di vista comunque la precisione, perché soprattutto a livello giovanile io non ho quanto regna che mi risolve tutti i problemi. Ecco, cioè, se la palla non riesco a dare una palla che sia vicina a quella che mi richiede la mia compagna, il mio attaccante, fa fatica poi a fare punto. Ecco, questo è sempre lo scopo del palleggio, alla fine. Quindi credo che ci voglia, bisogna avere la capacità di gestire un po' questa cosa. Poi anche lì ho un palleggiatore un po' più estroso che ha bisogno anche di provare cose diverse, ovviamente noi dobbiamo essere bravi anche ad accettare quello che ogni tanto può essere una cavolata, ma fa parte del percorso di crescita. Ecco, quanta autonomia dai però al tuo palleggiatore in gara? Nel senso, è chiaro che ci sarà uno spartito che più o meno è concordato, ma più che con l'allenatore, proprio dalle dinamiche del gioco della propria squadra. Però mi interessava capire qual è il tuo punto di vista relativamente appunto all'autonomia che tu lasci alla tua regista. Quando affronto questo argomento mi piace citare sempre Mazzanti, quando nel famoso time out contro la Cina al tie break ai mondiali, no, ha detto alla propria palleggiatrice, gli ha chiesto cosa fai, vabbè, stupiscimi, no? Allora, sai, se lo vedo fare all'allenatore della nazionale al tie break a un mondiale, dico, forse anch'io nel mio giovanile posso lasciarmi stupire, o sono dinamiche diverse? Tu cosa pensi?
non è una critica a, a, non è che mi devi giudicare la scelta di Davide. Certo. No, allora io sono del principio che l'autonomia intesa come me la stai chiedendo tu, la costruisco in allenamento, cioè per me la prima miglior tattica in assoluto del palesatore è: conosco bene i miei attaccanti. Questa è la prima tattica importante di un palesatore, e questa conoscenza io la costruisco in allenamento, certo non durante un time out sul 23 pari, cioè nel senso ho l'aiuto a capire, dico: vedi, gli hai dato questa palla, secondo te era in grado di attaccarla bene, era quella giusta, e sei sicura che questa sia la palla che lei riesca, la palla migliore, hai parlato con lei, hai sentito cosa ti ha detto, eccetera eccetera eccetera. Quindi in allenamento io cerco di fargli vedere molto tutti questi aspetti. In partita lascio che sia un po' più ci sia un po' più di autonomia, chiamiamola così, ma è un'autonomia che, ripeto, viene da lontano, non è improvvisata così. Anche il stupiscimi è il stupiscimi, nel senso sai che cosa hai in mano, sai che cosa stiamo facendo, sai qual è la palla più forte di questa, decidi. Questo è secondo me la giusta autonomia che deve avere un palleggiatore. Poi il rapporto palleggiatore-allenatore, che deve essere secondo me sempre di estrema fiducia, è chiaro che mi porta anche in un determinato preciso momento della partita, parlo soprattutto a livello giovanile ma non solo, è chiaro che in quel momento io ho la visione di cosa può essere utile, la comunico al mio palleggiatore. Non che ogni palla, ogni azione gli dico cosa fare, questo ovviamente no, insomma, ecco. Perfetto, hai risposto chiaramente alla mia domanda. Abbiamo concluso, è stata un'intervista molto interessante, ci ha dato diversi spunti, ti ringraziamo e a risentirci a presto. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, arrivederci. Paolo Toffoli. Ciao Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ciao a te François. Allora, parliamo di palleggio, ma soprattutto parliamo di gestione del palleggiatore, parliamo di alzata, cerchiamo di affrontare quei temi che sono i più difficili. Difficili perché hanno a che fare molto con il tipo di giocatore, la tipo di situazione, e sono le classiche domande dove istintivamente si risponde dipende, no? Ma perché è la risposta più corretta, non perché uno non sappia cosa rispondere. Però noi vorremmo, grazie a te, insieme a te, a mettere un pochino una linea, no? Se si propende più da una parte piuttosto che dall'altra, e soprattutto in base a che cosa un allenatore di Serie A, di Serie C, di settore giovanile, magari può stimolare il proprio alzatore in questa direzione. Sì, no, sicuramente hai detto tu bene, dipende molto, dipende che tipo di palleggiatore hai. Io quello che insisto sempre fin dall'inizio, sia dal basso livello ad alto livello, è che il palleggiatore deve essere preciso. Prima cosa, un palleggiatore deve sapere palleggiare bene e preciso. Dopo smarcare viene in un secondo momento, però il fatto di arrivare bene sotto la palla, sempre con la palla sopra la testa, da poter avere una posizione neutra, da poter palleggiare avanti, dietro, insomma, questo è fondamentale. Dopo, diciamo, quando uno acquisisce queste, diciamo, queste caratteristiche importanti, a quel punto uno comincia a allenare magari l'imprevedibilità, cioè nel senso cercare di smarcare, diciamo, i propri compagni, che non è sempre facile. Però, perché a volte capita, no? Che uno, no, per essere imprevedibile, sì, giochi con la palla, finti contro finti, ma non hai una palla giusta. E in questi casi qua si mette in difficoltà lo schiacciatore. Allora, intanto ti fermo solo perché hai spoilerato la prima domanda, nel senso che non l'abbiamo ancora fatta per i nostri ascoltatori, ce l'abbiamo parlato in realtà insieme in pre-intervista. Allora, la domanda è proprio: come gestire il dualismo tra precisione e imprevedibilità, insomma. Quindi una parte è già risposta. Ci deve essere un compromesso, diciamo. Certo, proprio uno non è che si può dire, cioè, un palleggiatore ad altissimo livello è il palleggiatore che è preciso ed è anche imprevedibile, no? Diciamo, cioè, se vado a prendere i migliori
palleggiatori